vogliamo in carcere, assassino! Non sei un assassino! Io lo so, non è vero! Io lo so che tu non sei un assassino! Ma tu sei un assassino! 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 La tua compagna ci oggi la vita! Agli bomba di guaiato! Bastardo! Bastardo, ti vado a fare di guaiato! Ho vinto il coglione di me ne sciso, mi animo! Il caos scoppia all'uscita di Gennaro Lametta, proprietario del bus che precipitò dal cavalcavia nel mirino dei familiari delle vittime. Lametta e i suoi avvocati. Tocca alle forze dell'ordine riportare la calma. Due anni dopo, il dolore è ancora intatto, il ricordo di quella tragica notte del 28 luglio 2013 è ancora vivo. Erano circa le 9 di una domenica sera quando il bus precipitò dal viadotto di Acqualonga sulla 16 nel tratto che attraversa il comune di Monteforte. 40 morti, quasi tutti di Pozzuoli, erano di ritorno da una gita. Finalmente questa mattina si è alzato il sipario sul processo che dovrà individuare i responsabili di quella strage. Porte chiuse e area blindata per la prima udienza preliminare che si è tenuta presso un'aula del carcere borbonico allestita per contenere 175 parti civili e oltre 50 avvocati. Tra gli indagati ci sono dirigenti di Autostrade per l'Italia, funzionari della Motorizzazione Civile di Napoli, la proprietà dell'agenzia Viaggi che aveva fornito il bus. I reati contestati vanno dall'omicidio colposo al disastro colposo fino al falso in atto pubblico. Per problemi procedurali, il mancato recapito di alcune notifiche, l'udienza è stata rinviata al 24 settembre prossimo. Tensione altissima fuori e dentro il carcere borbonico tra i familiari presenti in sit-in con croci bianche e striscioni e gli indagati. Dispiace che siamo soltanto in pochi perché non sono potuti venire tutti, ma sono 150 persone che hanno vite distrutte. Parlo di famiglie distrutte, di genitori che hanno perso i figli, cioè figli che hanno perso i genitori. Io non so, io quella giornata sono arrivata lì, io ho visto 40 lenzuoli a terra, quindi ditemi voi, entri in una sala mortuaria, vedi lì persone magari che avevano una vita normale, stavano tornando da una vacanza. Già sono passati 2 anni dalla tragedia, non vogliamo che gli anni passano e potrebbe andare in prescrizione. Ci possono essere tante cose, il dolore rimane e rimarrà sempre quando si inizierà e quando verrà chiuso l'udienza. Noi vogliamo giustizia per i nostri cari, giustizia in breve tempo, non vogliamo che gli anni passano. Presente in aula anche il procuratore capo Rosario Cantelmo, con lui il presidente del Tribunale di Avellino Michele Rescigno, che si è soffermato sull'organizzazione del processo. Ringraziare il comandante dei vigili urbani, il questore, il prefetto, il comandante dei carabinieri, mi sembra sia un servizio efficiente, oggi c'è un imponente e quindi tutto si è svolto nel migliore dei modi. L'udienza è appena iniziata, penso che la prossima sarà celebrata ancora qui, ma poiché nelle more ci saranno certamente altri risarcimenti del danno, poi possiamo ritornare in tribunale perché poi questa affluenza è limitata e quindi possiamo tornare. La prossima udienza sarà tenuta a settembre qui, poi torneremo in tribunale.